amici cari, abbiamo percorso una decina di chilometri da Val Dobbiadene, rimaniamo sul territorio per parlare di questa terra. Abbiamo raggiunto il comune di Miane perché qui c'è un celebre locale. Sono con Marco Bortolini, siamo da Gigetto. Esatto. Senti Marco, chiacchieriamo un po' io e te. Dai, questo è un posto meraviglioso, intanto dimora storica. Assolutamente sì, abbiamo festeggiato quest'anno i 50 anni del ristorante, io faccio parte della terza generazione, per cui... Insomma è un po' di anni, eh? Sì, è qualche anno sì che ci siamo. Un po' di esperienza c'è. Senti, è un locale molto molto bello, con ampie sale, con tanti scorci, con tanta atmosfera, con tanto fascino, mi permetti di dire questo termine, ma credo che sia giusto, ecco. Parliamone un pochino, dai, dimmelo tu però. Beh, questo locale è nato come ostello, lo ha iniziato mia nonna il lavoro, perché mio nonno era in Svizzera a lavorare, poi è diventata cucina, dopo è subentrato mio papà, ha cominciato a ampliare il locale, trasformarlo in un ristorante da ostello, appunto in un ristorante fondamentalmente gourmet. Certo. E lo ha fatto diventare grande, perché abbiamo ampliato anche con un'altra ala apposta per le cerimonie, e adesso ci sono io da qualche anno in cucina. Cerimonie anche eventi, mi dicono, perché cerimonie, fate anche feste. Sì, sono, in realtà stiamo cercando di dividere le due cose in modo che il ristorante rimanga ristorante, torni ad essere ristorante, invece le cerimonie si spostano in un'altra sede, ma la cucina è grande, per cui possiamo... Ne arriviamo alla cucina, qui ci sono solo alcuni esempi di quello che potete trovare. Da cosa vogliamo partire? La cucina è molto legata alla stagionalità, sì, certo. Per cui adesso lavoriamo con i profumi estivi. Il menù è abbastanza ricco, c'è sempre anche una abbiamo inserito anche del pesce, perché comunque siamo nella zona del prosecco, per cui ci sembrava valorizzare al massimo questo importante vino bianco. Partiamo da questo, da quello lì, sì. Questo è un antipasto, è un carpaccio, non di carne, però è un carpaccio d'anguria. Lo abbiamo abbinato con una burattina locale che viene fatta qua vicino, e logicamente insieme al carpaccio c'è anche il suo consumo, è sempre consumo d'anguria. Certo. Questo invece è un gnocco un po' particolare. Sì, questo è un primo piatto, sempre legato alla stagione, pur essendo un gnocco. Le patate sono qua di Moriago, l'abbiamo farcito con del basilico, sempre con del basilico abbiamo fatto questo caviale, che noi lo chiamiamo caviale perché assomiglia moltissimo, ma in realtà è fatto con i semi del basilico. Abbiamo abbinato al basilico, alla patata, dei fagiolini, con cui abbiamo fatto i fagiolini naturali, e una crema di fagiolini ai pinoli. Bellissimo. Poi io ti ho visto con un pesce spada enorme in cucina che ci davi dentro a filettare, a pulire. Mi sei piaciuto tantissimo. E poi avete preparato una chicca qui, questo è meraviglioso. Grazie. Questo è un pesce spada, è dell'Alta Adriatica. L'abbiamo abbinato, visto che era un pesce spada, con una caponatina, quindi richiama un po' la Sicilia, che io amo molto. Abbiamo fatto essiccare dei pomodorini e poi li abbiamo messi in concia, dei capperi in fiore e del profumo di basilico. Poi il dolce mica ce lo potevamo far mancare, ci mancherebbe. Vabbè, questo è un cremoso ai lamponi, quindi sempre per tornare al territorio abbiamo fatto una marmellatina con delle rape, e sotto abbiamo fatto un crumble alle spezie. Magnifico. Senti, io ho curiosato per le sale del ristorante, mi sono divertito, però sono anche sceso, perché avete una cantina che è paradisiaca, che è una cosa bellissima, con dentro di tutto di più. La cantina è nata 50 anni fa anche lei col ristorante, quindi è sempre stata una passione prima di tutto di mio papà. Adesso c'è anche mia sorella, c'è il cantiniere, c'è il sommelier che ci dà una mano, per cui è un lavoro importante. Io non me ne occupo. Vabbè, noi andiamo giù a bere. Io vado solo a bere. Marco, sei stato gentilissimo intanto averci regalato il tuo tempo, averci aperto le porte della tua realtà. Siamo a Miane, quando passate da queste parti, quando venite nella zona di Val Dobbiadene, non solo, come abbiamo già detto più volte, per il vino, che sicuramente è chapeau, però c'è tanto, tanto da gustare, tanto da vedere. Gigetto, vi aspetta, mi ritratti bene, me lo prometti? Senz'altro. Grazie. Terre, sapori e vini.